A raccontarvi questo mondo dell'acqua perché è straordinario sapere, purtroppo devo dire, però insomma noi ci pigiamo l'acceleratore, lo vogliamo sottolineare, che l'acqua manca in posti dove noi pensiamo che invece ce n'è a tonnellate. Per esempio manca in Umbria. Guardate un po' che sta succedendo nelle zone di Gualdo Tadino, raccontato da Marco Donadio. Ma questo era il fiume, era il Feo. Sì. Questo è il Feo? Sì. È secco così? Questo è dall'anno scorso agosto che non viene più l'acqua. E lei come lavora senza acqua? Ma quest'anno non ci ha piantato niente. Ma lei la vedeva l'acqua che scendeva dalla montagna? La vedevo sì, la voglia tante volte. E adesso perché non c'è più? È un fiume, è perché si è presa la rocchetta. Adesso niente più? Adesso niente più, siamo arrivati con questa grande luce qua. E basta. Era una bellezza, uno schifo, è rimasto uno schifo però. Fiumi in secca, cascate che non ci sono più. Questo è il Topino, il fiume di Foligno. Una volta ci navigavano le canoe, ora è ridotto a un rigagnolo. Un inverno difficile ha messo in ginocchio i fiumi dell'Umbria. La regione però ha dato lo stesso l'autorizzazione ad imbottigliare l'acqua del Rio Fergia, piccolo fiume che attraversa Boschetto e che disseta in parte Gualdo Tadino e Nocera Umbra. A luglio di anno scorso abbiamo le foto 35. Con i giornali umbri, stava a 35. 35. A fine luglio. Adesso sta a zero. Quasi a zero. È aumentato il consumo umano, pubblico, ma è aumentato anche il prelievo industriale. Basta questo prelievo industriale, non se ne può più. Qui fatto sta che dopo che hanno fatto i pozzi l'acqua è diminuita, non c'è più. Mica siamo un paese di pazzi. Se difendiamo così l'acqua è perché non c'è più. È un fiumetto che sta morendo. Se muore, muore tutta la vallata. E oggi la rocchetta non succhia. Pensi se cominciano a succhiare 7 litri o 12 litri al secondo? Qualche mese. Se domani mattina arrivano le ruspe. Andiamo giù. Andiamo giù. C'è il prete che suona le campane. C'è quello che succede, non si sa. Noi non la facciamo via. Ci portano a vedere la sorgente. Ed ecco come la troviamo. Secca. Qui, solo 4 mesi fa, c'era l'acqua. Per scovarla dobbiamo scendere di 150 metri. Adesso nasce qui, il prossimo anno nascerà ancora più giù, si abbassa sempre. Andiamo a vedere poi l'oggetto del contendere, il Pozzo di Corcia, una trivella in mezzo ai boschi. Il pozzo che va giù per 340 metri circa fino al bacino del Boschetto. Qui dovrebbe partire una condotta di 4 km e mezzo fino allo stabilimento della Rocchetta per poi imbottigliare l'acqua della sorgente di Boschetto. Quindi se prendono da qua il vostro fiume a Boschetto... Fa la fine del Feo, si asciuga e muore un intero ecosistema. Muoiono attività economiche, ristoranti, allevamenti di trote. E quindi senza acqua muore un'intera economia. In cambio di che? In cambio di niente. Ecco come vede la situazione Donatello Tinti, sindaco di Nocera Umbra. Nocera Umbra, la città delle acque, noi siamo costretti purtroppo... rispetto a questa siccità, rispetto a questo abbassamento delle falde, a portare diversi mesi all'anno con delle autobotti specializzate, portare acqua alle nostre famiglie. Noi diciamo basta con ulteriori prelievi che servono soltanto per aziende private e mettiamo a disposizione l'acqua solo ed esclusivamente per uso idropotabile per le nostre famiglie. Perché la regione ha chiesto a maggio lo stato di emergenza al governo e poi ha dato a un privato l'autorizzazione di imbottigliare l'acqua del Rio Fergia? Lo abbiamo chiesto all'ingegner Angelo Viterbo della Direzione Politiche Territoriali. Innanzitutto è una concessione che non è che è stata data e studiata in quei giorni. È un iter che è iniziato parecchi anni fa e quindi a chi ha trovato conclusione in quel periodo. Sì, ma in un momento di difficoltà idrica, invece che darla a un privato l'acqua, perché non la date ai cittadini, insomma, che magari ne hanno bisogno? Beh, mi scusi un attimo, il procedimento autorizzativo prevede che nel caso in cui venga a mancare anche un litro al cittadino, ci siano delle sospensioni al prelievo industriale. Prima i cittadini, quindi. Ma oggi, con i fiumi in secca e la pressione bassa, l'acqua in alcune zone collinari già non arriva più. Ma certo che è mancata un giorno e mezzo quasi, almeno. E che le hanno detto? Il perché non lo sanno, il perché. E quindi che hanno fatto? Per riportargliela come hanno fatto? Hanno portato l'autobotti. È sporca, certo, la portano su con quell'affare lì e dopo quando la buttano giù diventa un beverone. Se paghiamo la bolletta, sì, pagate la bolletta, l'acqua che pagate la bolletta poi andate a comprarvi l'acqua in bottiglia. Certo, per bere. Ah, questa è la bolletta? Sì. Questa è la sua bolletta, quanto paga? Paga 82 euro. 82 euro? De acconto. E poi l'acqua non ce l'ha? E non ce l'ha. È anche sporca. Ecco, vedi, vabbè.
Niente. E questo sempre, c'era sempre stata l'acqua qua. Eh sì. Dalle industrie dell'acqua minerale continuano intanto a uscire camion pieni di bottiglie. Il gruppo Rocchetta ne produce oltre 1 milione al giorno. Beh, allora, in diretta dal Rio Fergia, diciamo pure attorno al Rio Fergia, Manuela Maddaloni. Esatto, eccomi qua, Riccardo, le senti le campane? Queste... Faccele sentire, dai! Facci sentire le campane, brava! È più forte la loro voce, Riccardo! Ma perché? A che servono le campane? Delle campane! A che servono le campane? Delle campane? Festa? Le campane servono, in realtà, sono un allarme, perché quando arrivano le ruspe della Rocchetta, Don Francesco, che sta qua a fianco a me, suona le campane e arrivano tutti. A che ora le ha suonate l'ultima volta? A che ora? La notte alle 3.45. E sono arrivati tutti in piena tutti. Notte? Pronti per partire, andare sui pozzi. Giù ai pozzi. Arrivano e corrono tutti. Arriva la maestra, arriva il maresciallo dei carabinieri in pensione, il farmacista, tutti. La comunità è compatta. Perché tutti corrono per difendere questo fiume, il loro fiume, il Rio Fergia. E questo è importantissimo, questo loro corso d'acqua, perché è loro da sempre. Abbiamo qua, per esempio, un atto del 1480, copiato nel 1900 dal nonno di questo signore. Questo atto stabilisce che questa zona è una zona franca, perché il fiume segna proprio il confine tra due comuni. Quella è la boschetto di Gualdo Tadino e questa è la boschetto di Dino Cera Umbra. E di chi è l'acqua? Ma scusami, non ti sento. Ma il campanaro. Eccomi. Sei eroica perché riesci a parlare nonostante le campane. Sono automatiche queste campane o c'è proprio il campanaro che tira? No, sono automatiche adesso. Per la vabbè, magari diciamo, siccome l'allarme non c'è, diciamo, è arrivata solo la televisione, non sono arrivati quelli dell'acqua però... Rocchetta, magari gli possiamo dire al campanaro di spegnere il pulsante. Non sono arrivati quelli della Rocchetta, però sono arrivati tutti, ve li vorrei far vedere, sono tutti intorno al loro fiume. Perché come abbiamo già visto anche nel servizio, il livello del fiume, il livello del Rio Fergia si abbassa sempre di più e allora non riusciamo a capire com'è possibile, per quale motivo la Rocchetta pretende di imbottigliare l'acqua e prenderla a loro. Siamo qua con Paolo Vitali, che è il presidente del Comitato Rio Fergia, e Alessandro Petruzzi, il portavoce. Allora, com'è possibile che prendano la vostra acqua? È possibile perché la regione ha autorizzato ulteriori prelievi da questo bacino per scopi di lucro, per scopi industriali. Però voi avete una legge dalla vostra parte, un protocollo d'intesa? Certo, fu sottoscritto nel 1993 un protocollo d'intesa sottoscritto dalla regione dell'Umbria, dal comune di Gualdo, dal comune di Nocera e dai cittadini di Boschetto. Questo protocollo d'intesa stabilisce altresì il quantitativo massimo prelevabile dalla sorgente Rio Fergia. Cioè il protocollo stabilisce che l'acqua deve essere divisa tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra. E quindi non c'è acqua naturalmente per scopi diversi, per scopi industriali in questo caso. Però infatti la Rocchetta dice: io non prendo l'acqua del Rio Fergia, io prendo l'acqua del Pozzo Corcia. È la stessa cosa perché il Pozzo di Corcia ricade nello stesso bacino imbrifero che alimenta i due acquedotti pubblici. Quindi se la prendono dal Pozzo di Corcia la prendono dal Rio Fergia. Certamente, è così. Questo è stato certificato anche dall'ARPA? È stato certificato dall'ARPA, è stato certificato dall'Università La Sapienza di Roma e da altri studi anche privati. Quindi no, è tutto dalla vostra parte. Per capire, scusa un attimo Manuela, ma se è vero quello che dicono l'Università della Sapienza, a quel punto sarete tornati all'attacco da quelli della regione e gli avrete detto: guardate, non gliela potete dare sta acqua alla Rocchetta perché se la prendete lì finite per prenderla sempre dal Rio Fergia. L'avete fatto questo passaggio? Sì, l'abbiamo fatto e c'è stata anche una discussione in consiglio regionale che è durata oltre 4 ore, c'è un ricorso al TAR, l'ingegner Viterbo che abbiamo visto prima ha fatto, nonostante questo, la determina e ha concesso alla società Idrea la possibilità di prelievo. Perché? Anche perché...
perché loro sostengono che l'acqua c'è compatibilità, disattendono una legge che è la 152, il Consiglio regionale trasversalmente dopo 6 ore di dibattito è finito 14-14 e la politica è stata non all'altezza e c'è stata una verifica di giunta sulla questione di 7 litri di acqua e la speculazione